La nostra azienda è un'azienda pugliese dalla storia di oltre 70 anni che opera in Puglia nel settore dell'ortofrutta, in particolare su prodotti tipici del nostro territorio, quindi cavolfiori, broccoli, ciliegie e uva da tavola in particolare. Qui a Fruit Logistica ovviamente siamo presenti da tanto tempo e quest'anno abbiamo voluto credere nell'opportunità di rinnovare le relazioni di persona con gli operatori della distribuzione, dei mercati e anche ovviamente rincontrarci tra colleghi e in un palcoscenico internazionale che è sicuramente il principale palcoscenico per l'ortofrutta. Uno dei nostri principali mercati appunto è sicuramente nell'ambito europeo la Germania, quindi non è un caso che essere qui per noi è molto importante. Siamo leader in Svizzera, mercato estremamente difficile perché le attese della qualità del prodotto sono sicuramente una delle priorità del consumatore svizzero, non solo, del consumatore europeo in generale. E anche in Francia abbiamo una leadership per quanto riguarda l'uva da tavola, le nostre uve tradizionali, l'uva Italia, l'uva Vittoria, l'uva Red Globe, che ci rende protagonisti di questi mercati ormai con la consapevolezza che la sostenibilità, l'innovazione, la lotta integrata nella produzione agricola e allo stesso tempo la capacità di offrire un prodotto di alta qualità e dall'alto servizio e valore aggiunto sia una delle componenti più importanti e più apprezzate proprio da questi mercati. Stiamo facendo i conti sicuramente con due fattori. Da un lato l'evidente aumento dei costi della filiera e la nostra azienda rappresenta tutta la filiera perché abbiamo la produzione diretta di oltre 500 ettari e poi tutta l'attività di confezionamento e di distribuzione e di vendita. E dall'altro lato abbiamo ovviamente anche la competizione sui mercati che è molto aumentata, una pressione competitiva molto aumentata a causa proprio degli squilibri distributivi che il conflitto e la pandemia prima hanno creato. Per far fronte a questo c'è solo una soluzione, continuare a lavorare con lo stesso impegno e la stessa abnegazione di sempre, proprio perché si tratta di un settore primario, e essere consapevoli che può essere un'opportunità quella di andare verso l'innovazione e quindi verso il progresso e anche ovviamente le economie di scala che questo porta con sé.